E ne vogliamo parlare cercando di capire perché nel campo della pubblica amministrazione, ma anche degli affari tra privati, l'illegalità sia stato un fardello per lo sviluppo di questo paese e come, seguendo le strade della legalità, si possa immaginare anche di recuperare risorse, insomma, parlare di risorse in questo momento. E parlare del tema del giorno, sapete tutti di quello che si discute a Roma, dove si andranno a prendere le coperture per le tante cose che il nuovo governo vuole fare. Ecco, io prima di dare la parola ai presenti e di condurre questo dibattito un pochino in maniera veloce, non troppo categorica, vorrei dire quello che io ho capito più di 25 anni fa. 25, 30 anni fa mi trovo giovanissimo a seguire Mani Pulite. Il grande scandalo di Mani Pulite a Milano, lo ricorderete molti, era lo scandalo della metropolitana milanese. Cosa accadeva? A un certo punto un signore che si chiamava Antonio Natali, che era il padre politico di Bettino Craxi, aveva inventato un sistema per cui le imprese che partecipavano agli appalti e i partiti politici che si spartivano le tangenti avevano individuato due cassieri unici. E poi i soldi venivano divisi attraverso percentuali prestabilite. La cosa divertente dal punto di vista democratico agghiacciante era che alle divisioni di questo malloppo partecipavano anche partiti di opposizione. A partire dal 1987 anche il Partito Comunista partecipava alla spartizione delle tangenti ed era piuttosto significativo per noi cittadini che pensavamo che in Consiglio Comunale ci fossero delle forze che si facevano opposizione quando la sera le stesse forze si riunivano per spartire le tangenti, ma questo era chiaro per tutti. L'altra cosa che ti colpiva era che la tangente era piuttosto piccola allora, perché era 3-5% sull'appalto dei lavori, eppure tu ti accorgevi dai dati che costruire un chilometro di metropolitana a Milano costava 3 volte rispetto alla metropolitana di Amburgo che in quello stesso momento veniva costruita. E non cominciava a chiedersi perché. È diventato chiaro subito dopo Mani Pulite. Allora, durante Mani Pulite, si stava costruendo il passante ferroviario. Non era proprio la metropolitana, però insomma era un bel buco. Allora, il passante ferroviario prima di Mani Pulite costava 100 miliardi al chilometro. Le stesse imprese sostanzialmente, alcune erano cambiate ma con la stessa tecnologia, dopo Mani Pulite continuano e hanno finito finalmente di costruire il passante. Il passante è stato, eravamo 500 miliardi di lire, il passante da cui in quel momento nella seconda parte viene costruito col giusto margine da parte delle imprese tra i 50 e i 60 miliardi al chilometro. Cosa era successo e cosa avevamo capito? Cosa ho capito allora e credo cosa avessero capito tutti. È ovvio, l'impresa versa il 3-5% al funzionario pubblico, al politico che si prende le briciole dell'affare. Dopodiché, nel momento in cui viene a mancare qualsiasi tipo di controllo, l'impresa che è il soggetto forte in realtà in questo rapporto è autorizzata con mille sistemi di cui oggi parleremo a sostanzialmente ricaricare quello che vuole, perché il controllore, il decisore, non è più in grado di dirgli questo non si fa, quest'altro non si fa. Ecco, io credo che molto sia cambiato e ne parleremo oggi nel sistema delle tangenti, probabilmente non viaggiano più i borsoni di denaro divisi alla sera dal collettore unico delle tangenti, probabilmente però dal punto di vista del costo degli appalti pubblici, quando tante volte si parla in Italia quant'è la corruzione percepita o meno, è impossibile stabilire la cifra nera della corruzione, perché se la conoscessimo riprenderemmo tutti. È però possibile capire, e questo ce lo dicono tutta una serie di studi internazionali, quanto in media per una serie di appalti analoghi. Io leggevo uno studio molto interessante che diceva che costruire una strada in Italia in pianura costa in genere il 30% in più di quanto non costi in Germania. E allora uno delle domande se ne fa. Lo stesso discorso potremmo fare al netto delle opere che aggiungiamo, eccetera,
su quello che è successo sul TAV, dove in pianura, non parlo di quando dovevamo fare i buchi, che costano tanto i buchi, ma costruire un chilometro del TAV che andava da Torino a Milano, opera benemerita assolutamente, perché adesso ci mettiamo 50 minuti ad andarci, vedevi che costava 6 volte rispetto, sempre in pianura, a costruire il TAV tra Parigi e Lione, a paragone. Poi ci racconteremo che ci sono le opere accessorie che i comuni ti chiedono, eccetera. Però anche al netto di tutto quello, basta guardare i numeri, c'è qualcosa che non funziona. Dato che di cose ne abbiamo da fare molte in questo paese manca di infrastrutture, decideranno poi chi sta al governo quali sono quelle necessarie realmente e quale no, sarebbe il caso di ottenere il miglior risultato per i cittadini con al prezzo minore. Ecco, dibatteremo credo di tutto questo e vorrei partire insomma da un signore, Paolo Ielo, che ci ha fatto scoprire insieme ad alcuni suoi colleghi una nuova procura di Roma.